Buonasera carissimi amici, bentornati sul canale del Briga. Intanto ringrazio tutti quelli che sostengono il canale con le loro donazioni, con i loro abbonamenti. Devo dare un'occhiata sinceramente, ma penso che qualche nuovo abbonato ci dovrebbe essere, non ho ancora visto. Intanto vi ringrazio e se ne avete voglia io invito ovviamente tutti quanti voi ad iscrivervi o ad abbonarvi o a lasciare una donazione con il tasto grazie. Sarà ovviamente molto apprezzato dal sottoscritto. Ragazzi miei, vi lascerò un link video tra i commenti di questo video e ovviamente se ne avete voglia potete andare a dare un'occhiata al sito che ovviamente diciamo sponsorizzo per quanto riguarda maglie, tute, tutto quello che vi interessa sui gadget sportivi da calcio e potete trovarli lì come al solito. Allora ragazzi, scusate, non vi rubo altro tempo. Allora, oggi conferenza stampa del mister pre-Roma-Milan, partita veramente importante, partita di cartello fondamentale. Domani serve una partita, una serata, un pomeriggio da grande Milan. Serve assolutamente dare continuità ai nostri risultati. Come vi avevo detto, io spero vivamente, voglio una vittoria a Roma, voglio altri 3 punti perché dobbiamo assolutamente continuare su questa strada e penso che la squadra risponderà presente a questa mia speranza. C'è stato oggi un momento nella conferenza dove il mister ha fatto un discorso molto ma molto interessante dal punto di vista prettamente tattico, che riguardava Bennacer, molto nello specifico eccetera. Anche a me è sembrata una cosa molto ma molto strana che il mister andasse così diciamo a fondo alla questione, e già di per sé era una notizia. Poi il nostro direttore, io dico il nostro perché per me rappresenta, diciamo, è sempre stato il direttore di Milan Channel, adesso Milan TV, il nostro Mauro Suma, ha poi rimarcato questo fatto qua, che ovviamente è saltato penso agli occhi di tutti quelli più attenti. Però dico io, diciamo, visto e considerato che stavamo già l'avevamo capito che era una cosa molto ma molto diciamo specifica, non era il caso poi di parlarne anche nel video, caro Mauro, nel post conferenza diciamo sul canale eccetera eccetera eccetera. Io invece penso una cosa, io penso che quel furbacchione del nostro mister abbia voluto dare qualche notizia in più, diciamo qualche più che notizia, qualche informazione in più in questo senso, perché ovviamente lui ha le sue ragioni, avrà le sue contromosse. Cioè io l'ho vista quasi una diciamo ti sto servendo un assist, ti sto servendo diciamo un piatto pronto, perché so che tu ti ci butterai dentro, ti ci butterai sopra e tu magari troverai poi l'escamotage, la soluzione per diciamo fare esattamente quello che vuoi. Cioè io la penso in questa maniera qua, l'ho vista, l'ho letta in questa maniera qua, questo momento molto particolare della conferenza, ovviamente molto interessante, perché è chiaro che diciamo quando si va nello specifico tattico è sempre molto interessante per chi ovviamente ama questo lato del diciamo del Milan, del calcio in generale. E quindi questo è il discorso, insomma io l'ho letta, l'ho vista in questa maniera qua. La formazione del nostro Milan domani dovrebbe essere quella titolare, perché a quanto pare Giroud dovrebbe aver recuperato, quindi vediamo se magari partirà dall'inizio come pare, come sembra, o se magari partirà Rebic come ha fatto già
nella partita di Bologna, insomma, dove abbiamo visto che quando il nostro Olivier non è al massimo, ultimamente sta partendo Rebic piuttosto che Origi per ovvi motivi, anche se anche Rebic non è che stia facendo chissà cosa, però sicuramente qualcosa in più dal punto di vista almeno della voglia di fare, del mordente, dei movimenti, eccetera, sta facendo. Quindi non sappiamo, vediamo quel che succederà. Per il resto dovrebbe partire la formazione migliore, nel senso Brahim Diaz a destra, Bennacer dovrebbe giocare sulla tre quarti, ovviamente. Diciamo, collegandomi al discorso di prima, non sappiamo se sarà Bennacer a fare qualche metro in più e quindi a stare più alto, o sarà Krunic. Questo dipenderà più o meno dall'assetto della squadra avversaria, da come l'ha imposta la squadra avversaria. Io spero che il Milan faccia una partita arrembante, perché noi a Roma l'anno scorso abbiamo fatto questo tipo di partita. Abbiamo fatto una partita all'attacco, li siamo andati a prendere in alto e quindi speriamo di fare quel tipo di partita. Voglio un Milan veramente aggressivo, gagliardo, bello cattivo, bello cazzuto, bello a testa alta, col petto in fuori. Voglio questo tipo di partita domani. Vediamo se andrà così. E poi per il resto la squadra dovrebbe essere quella titolare. Unico dubbio Kier o Kalulu al centro, ma secondo me giocherà Kier insieme a Tomori. Quindi la formazione dovrebbe essere quella, insomma, delle ultime prestazioni. La Roma ha qualche defezione, ma a quanto pare ha recuperato sia Dybala che Wijnaldum. Quindi praticamente sono quasi al completo alt calchiacchier, e quindi vedremo, mancherà solamente Smalling praticamente dei titolarissimi, gli altri sono tutti recuperati. Non so se Abraham sarà della partita, sinceramente questo non lo so. Vedremo insomma come andranno le cose. Al di là di questo discorso che riguarda il nostro pre-partita, quindi la probabile formazione, eccetera, voglio dire due cose sul discorso stadio, che ovviamente Scaroni ogni qualvolta, diciamo, parla, ogni qualvolta apre bocca, parla del discorso stadio, giustamente, ma mi aspettavo, al di là delle solite chiacchiere, mi aspettavo, come si era detto, questo famoso progetto che doveva arrivare nelle mani della giunta comunale, del sindaco di Milano, della regione, insomma di tutti gli addetti ai lavori. Doveva arrivare questo famoso progetto che non è ancora arrivato per quanto riguarda la Maura. Si è parlato di fine marzo, inizio aprile, siamo a fine aprile, però questo progetto non lo abbiamo ancora visto e quindi io mi aspettavo e speravo che potesse arrivare quanto prima, non solo per accelerare i tempi, ma anche per farci un'idea di quello che poteva essere il progetto che riguardava la Maura, anche perché a quanto pare sarà completamente diverso da quello dalla famosa cattedrale che era stata scelta per il nuovo stadio di Milano. E quindi questo era, diciamo, soprattutto avevo voglia di vedere qualcosa, di vedere proprio la sostanza del progetto, ma per adesso non si è ancora visto niente. Vedremo, insomma, quel che succederà. Poi, ragazzi, che altro a dirvi? Non voglio rubarvi altro tempo, anche perché le situazioni, le cose da dirci sono queste qua. In questo momento è inutile stare a parlare del rinnovo di questo piuttosto che di quest'altro, o magari del mercato, dei giocatori che stiamo seguendo, quando in questo momento qua ci stiamo giocando tutta la stagione. Manca un mese e mezzo alla fine della stagione, e quindi ragazzi, speriamo che possa durare qualcosa in più magari questa stagione, lo speriamo, vediamo. E quindi in questo momento, ragazzi, rimaniamo concentrati su quello che c'è da fare in campo, sul campo, restiamo concentrati sul veramente sul nostro Milan, su quello che è il nostro presente, su quello che poi sarà fondamentale per avere poi un futuro prossimo migliore. Perché è chiaro che molto
del calciomercato dipenderà proprio da come andiamo a finire questa stagione. Abbiamo fatto una buona stagione economicamente parlando fino ad ora, ovviamente perché siamo andati avanti in Champions, e quindi cerchiamo adesso di raccogliere i frutti di quello che abbiamo seminato per poi avere la possibilità di mangiare proprio la maled durante quest'estate. Abbiamo seminato, il frutto sta crescendo, e poi se le cose vanno come dovrebbero, come vorremmo noi, è chiaro che quest'estate potremo mangiare questi frutti spettacolari, va bene? Vabbè, guagnè, questo è quanto. Vi voglio bene a sé, iscrivetevi al canale, lasciate un like, mi raccomando, forza lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai, ciao a tutti.